Buongiorno, oggi ci troviamo Buongiorno. in compagnia del professor La Rocca, docente di ingegneria civile, per parlare dei suoi insegnamenti, complementi di idraulica e idrodinamica. Ci può introdurre meglio a questi insegnamenti, professore? Senz'altro, con piacere. Dunque, si tratta di due insegnamenti che afferiscono a corsi di laurea differenti. E a cicli differenti, in quanto idrodinamica è un corso che appartiene al corso di laurea di ingegneria meccanica ed è precisamente al secondo anno del corso di laurea in ingegneria meccanica, mentre complementi di idraulica è un corso che appartiene alla laurea magistrale in ingegneria civile per la protezione del territorio dai rischi naturali. Quindi si tratta di un corso avanzato, un corso appunto della laurea magistrale. L'oggetto dei corsi ricade, diciamo così, nell'ambito della meccanica dei fluidi, quella disciplina che studia il moto, il movimento dei fluidi, cioè dell'acqua, ma anche dell'aria, quindi sia dei liquidi che dei gas. E che, come si capisce bene, ha delle applicazioni in tantissimi aspetti della nostra vita quotidiana, perché quando apriamo il rubinetto e esce l'acqua dal rubinetto, tutto quello è l'effetto di una tecnica, di una tecnologia anche antica, naturalmente, che diciamo si sviluppa nell'ambito dell'idrodinamica, direi più dell'idraulica, quindi appartiene però a questo tipo di sapere, diciamo così, cioè di come si muovono i fluidi, di come interagiscono con le strutture dell'ingegneria. Ma anche quando prendiamo un aeroplano, ovviamente c'è qualcuno che si è occupato in maniera molto molto attenta dell'interazione tra il velivolo e l'ambiente circostante e di come il velivolo si possa sostenere in volo, come possa effettuare tutte le manovre necessarie al volo. Quindi parliamo del decollo, dell'atterraggio, delle varie manovre, le virate, il volo naturalmente in regime di crociera. Ecco, ho citato, ma poi se vogliamo parlare, non so, delle onde del mare, dell'interazione delle onde con le strutture portuali, dei ponti, quindi le pile che vengono inserite nei fiumi, le dighe, e potrei andare avanti, la produzione di energia elettrica, sempre grazie all'acqua, tutte applicazioni ormai ben consolidate della meccanica dei fluidi. Poi potrei fare un cenno rapidissimo a quelle più avanzate, come la biofluidodinamica. Attualmente la meccanica dei fluidi e quindi l'idraulica, l'idrodinamica hanno applicazioni anche nell'ambito appunto sanitario, quindi lo studio del moto nei vasi sanguigni e volto ovviamente non solo proprio all'ampliamento del sapere, ma anche a come poi, a seconda dei risultati che si ottengono, non so, si possa disegnare nel modo migliore una valvola cardiaca oppure un apparato come gli stent, per esempio, che anch'essi servono a favorire il flusso nelle arterie parzialmente occluse, appunto dal deposito delle sostanze che vengono trasportate dal sangue. E quindi diciamo, non so se sono riuscito a dare una panoramica di quelli che sono gli argomenti e che cosa sono appunto gli interessi della meccanica dei fluidi e dunque dell'idrodinamica e dell'idraulica. Ecco, per essere proprio più precisi, io mi occupo più che altro di liquidi e in particolare dell'acqua, mentre nella meccanica dei fluidi c'è anche tutta la tematica relativa ai gas, come per esempio l'aria, che si comporta in modo ovviamente diverso dall'acqua, sebbene ci sono ovviamente tanti tanti punti di sovrapposizione. Però si tratta di materie ovviamente molto vaste, per me ovviamente affascinanti, e io spero di trasmettere questo entusiasmo agli studenti, che ovviamente richiedono competenze oggigiorno molto diverse, ecco. La ringraziamo professore per questa risposta veramente molto esauriente. Ora le chiederei se ci può raccontare qualcosa invece sulle sue attività di ricerca.
Beh, ovviamente le mie attività di ricerca vertono proprio nell'ambito della meccanica dei fluidi e in particolare, ovviamente è un mondo, come ho detto prima, e la ricerca amplia questo mondo, come dire, è un mondo in espansione, un universo in espansione, ecco. E questa espansione procede, direi, sempre più rapidamente. E lo possiamo vedere dalla quantità di lavori scientifici che vengono pubblicati, direi quotidianamente, dalla vastità degli argomenti. Ecco, io precisamente mi occupo di idraulica, di idrodinamica computazionale, ossia di applicare all'idraulica metodiche, diciamo, di calcolo automatico, che sono molto utili perché bisogna pensare che primo il moto dei fluidi è governato e descritto da equazioni molto complicate. Secondo, che queste equazioni attualmente si ha la possibilità di risolverle in modo automatico facendo ricorso ai calcolatori elettronici, che questo approccio si è sviluppato enormemente e che ha dei vantaggi veramente interessantissimi, perché bisogna considerare che una volta la meccanica dei fluidi evolveva principalmente, a parte, diciamo così, nella direzione teorica, cioè lo sviluppo teorico, ossia lo sviluppo proprio di teorie, quindi la formulazione delle equazioni, ma poi rimanevano magari equazioni che non si sapeva neanche risolvere, e dall'altro invece procedeva per la via sperimentale. La via sperimentale, che è una via bellissima e interessantissima, è però molto costosa, molto impegnativa, e quindi perché immaginarsi di fare un esperimento e poi di doverlo cambiare perché vogliamo vedere altre condizioni è qualcosa che costa tempo e denaro. Ecco, diciamo, grazie all'approccio computazionale noi riusciamo ad avere un laboratorio nei nostri PC praticamente, per cui cambiando il set di parametri rilevanti noi riusciamo a simulare il flusso, appunto, per esempio, non so, che si ha quando si rompe una diga, no? Ci sono degli eventi catastrofici, noi riusciamo a simulare tanti scenari semplicemente cambiando un set di parametri, cioè cambiando delle impostazioni e impostando i calcoli. Dopodiché raccogliamo i dati e li possiamo analizzare. Ecco, farlo in laboratorio è estremamente complicato. La ringrazio, professore, ancora per questa risposta. E ora, come ultima cosa, le vorrei chiedere se ha dei consigli da dare alle future matricole e ai futuri studenti che vorranno approcciare un percorso di studi nella laurea magistrale. Beh, innanzitutto gli consiglio di iscriversi alla laurea magistrale in ingegneria civile per la protezione dei beni naturali. In realtà io dico questo, che ognuno deve seguire i suoi interessi, bisogna seguire i propri interessi, coltivarli, guardare dentro di sé per trovarli e coltivarli, perché non c'è niente di peggio che fare qualcosa di cui non verso la quale non si nutre interesse, cioè alla fine c'è un inaridimento. Quindi, dopodiché, se questo qualcosa è appunto lo studio dell'ingegneria civile, in particolare dell'ingegneria civile idraulica, beh, io non posso che essere soddisfatto di questa scelta, nel senso che l'ingegneria civile, e in particolare, ripeto, l'ingegneria civile idraulica, si occupa di fenomeni che sono attualissimi, importanti. Pensiamo al dissesto idrogeologico, pensiamo a tutti gli eventi catastrofici. C'è bisogno di ingegneri idraulici, bravi ingegneri idraulici, che siano in grado di progettare opere ben fatte, che siano in grado di valutare i rischi che corre il territorio e di mitigare e a prevenire tutto ciò che consegue da tali rischi. Quindi il mio è un incoraggiamento a studiare l'ingegneria idraulica. Ovviamente Roma 3 offre un'offerta formativa interessantissima. Io personalmente ritengo che la laurea magistrale in ingegneria civile dai rischi naturali
veramente sia un livello ottimo per tutti i colleghi che concorrono e contribuiscono, e quindi se ovviamente questo è l'interesse, non abbiate esitazione a venire a studiare ingegneria civile, la laurea magistrale in ingegneria civile presso il nostro dipartimento. Ringraziamo il professor La Rocca per il suo tempo e ricordiamo che in descrizione ci sono i link per ulteriori informazioni. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, prof, è stato un piacere. Buon proseguimento.